L'avevamo ripreso al momento del varo, ora è in fase di rifiniture. E più lo si completa, più questo meraviglioso scafo della Wider appare come una delle espressioni più alte della cantieristica fanese. È il Wider Cat 92, il primo di una serie di catamarani che rappresenta anche la prima imbarcazione ultimata nel nuovissimo cantiere di Fano. Altri quattro sono programmati. Grazie a questo yacht e alle sue caratteristiche funzionali, la Wider è stata inserita nel programma del Festival Circonomia, dedicato essenzialmente a porre all'attenzione del pubblico il rapporto tra energia e ambiente, a volte conflittuale, a volte simpatico. Il progetto del Wider Cat 92, infatti, apre nuovi orizzonti di fronte alla evoluzione tecnologica, grazie alla sua propulsione ibrida e alla sinergia scaturita dai pannelli solari. L'imbarcazione è stata illustrata dall'amministratore delegato della Wider Fabio Fraternali e da Sergio Nicolai, Brand Communication Manager. Quali sono le caratteristiche principali di questa splendida barca? Allora sì, questo è un catamarano di 92 piedi che però rimane comunque omologato sotto i 24 metri. La caratteristica principale è che la propulsione è ibrida seriale, questo significa che la barca utilizza dei generatori di energia elettrica per produrre appunto energia assieme ad altre fonti che sono i pannelli solari, e questa energia viene immagazzinata nelle batterie e la barca può anche in determinate condizioni muoversi in propulsione completamente elettrica, ma soprattutto in rada non produce neanche un grammo di CO2 e non consuma neanche una goccia di gasolio, perché è completamente autosufficiente dal punto di vista energetico per 30 ore, questo grazie ovviamente alla combinazione pannelli solari e batterie. In più, quando arriva in banchina può essere anche volgarmente attaccata ad una presa di corrente e le batterie vengono ricaricate dalla banchina. Quindi tutto questo sistema, che è esclusivo di Wider, sistema ibrido seriale, permette una riduzione forte di consumi ed emissioni e anche, oltre ovviamente quindi meno emissioni in atmosfera, oltre a un aumentato comfort di bordo grazie a una navigazione volendo anche completamente elettrica, quindi priva di rumori e di vibrazioni. Punto di vista del comfort, ovviamente essendo un catamarano tutti possono facilmente immaginare che lo spazio praticamente raddoppia, è una specie di isola sul mare, di casa sul mare, quindi grazie ai due scafi separati si possono ottenere contemporaneamente grandi possibilità di privacy, ma anche grandi possibilità di condivisione. È una barca adatta a percorrere tutte le rotte, tutti gli oceani, oppure a raggio medio, diciamo? Diciamo che non è una barca adatta alla navigazione transoceanica, ma sicuramente è una barca che permette di spostarsi ad una velocità normale, quindi una velocità massima di 15 nodi, per esempio in tutto il Mediterraneo e in tutto il continente europeo, ad esempio. E tutto questo viene fatto a Fano con le competenze, con le professionalità appunto che ci sono nella nostra cantieristica. Esatto, questa è una cosa che spesso ci dimentichiamo, tutti questi oggetti che poi porteranno il nome di Fano nel mondo sono fatti nella nostra città, e di questo dobbiamo andare molto fieri, perché comunque sono, quando noi andiamo in fiera, quindi sia in Europa che in America che anche in Oriente, il nome di Fano effettivamente viaggia in tutto il mondo.